La registrazione è partita. Benvenuto o benvenuta in questa seconda lezione di sessualità sacra. Risveglia il potere naturale del tuo corpo. Questa lezione è dedicata alla tua eredità invisibile. Benvenuto o benvenuta in questa lezione. In questa lezione andremo a risvegliare l'eredità invisibile già dentro di te. Cosa vedremo questa sera? Questa sera andremo a riconoscere quali sono gli eventi che continuano a bloccare la tua missione di vita e la realizzazione che meriti. Andremo a vedere come interrompere la morsa di questi eventi e come generare una trasformazione grazie agli eventi che giungono nella tua vita. Andremo a vedere quella che viene chiamata l'eredità eredità invisibile e che continua a condizionare la tua vita in modo inconsapevole. Ti guiderò attraverso una meditazione che troverai in allegato qui sotto nel modulo per comprendere qual è l'antenato che più di ogni altro ha portato il peso del lignaggio familiare e che ancora continua a condizionare oggi la tua vita. Ma prima di fare questo, avrai bisogno di comprendere perché alcuni fatti ti sono stati nascosti o come puoi risalire a loro, senza chiedere ai familiari o ai parenti, senza creare alcuna minima sofferenza. Una premessa: l'approccio di questo percorso non si vuole rifare ad una lettura buonista. L'approccio di questo percorso si rifà ad una visione sciamanica a cui sono stata iniziata da una maestra andina e che ho avuto il piacere di incontrare durante gli ultimi 8 anni. Viviamo in una cultura che non lascia lo spazio di una visione degli antenati. Solitamente la via spirituale ci viene comunicata come se avessimo bisogno di un intermediario per comunicare con i nostri antenati più intimi, quando i nostri antenati sono le nostre radici spirituali e non possiamo pensare che i nostri antenati siano qualcosa di staccato a noi, perché così ci mancherà il terreno sotto i piedi e non ci permetterà di radicare la spiritualità all'interno della materia. Se oggi tu sei qui è perché proprio una chiamata spirituale ti è stata proprio, hai trovato una chiamata spirituale lungo il tuo cammino, hai incontrato un nodo, quello che viene chiamato un nodo karmico, una situazione che non sapevi come fare e la tua grande dedizione, il tuo grande impegno sta facendo sì di trovare una risposta a quello che lui si sta trovando ad affrontare, oppure lei. Quindi davvero grazie per il tempo che tu stai dedicando a questo percorso. Dedicalo del tempo per te, alla persona più importante. Cerca di proprio sentire con le memorie del corpo, con tutto il tuo cuore, queste informazioni e cerca di farle tue, per poterle trasmettere così all'interno del tuo DNA e così poter fare questa trasformazione che tanto desideri. Spesso e volentieri ci vengono tenuti nascosti quelli che sono gli strumenti spirituali lungo il cammino. Ognuno di noi è sempre connesso con le persone venute prima di noi, attraverso il proprio corpo e le memorie racchiuse all'interno del corpo. Non è un fenomeno paranormale, ma è qualcosa di molto profondo, che ha a che fare con tutto il corpo, che è l'espressione delle persone venute prima di noi. Tu sei l'incarnazione di decine e decine di persone venute prima di noi. Per comprendere meglio l'approccio che mi ha guidato nel creare questo percorso, mi rifaccio alla visione che viene trasmessa anche da Fabrizio Bartoli, dove all'interno del suo libro parla di conoscenza intima, quella conoscenza intima che si guarda ad ogni situazione e ad ogni fenomeno, osservando anche l'aspetto invisibile di quel fenomeno.
osservando come ogni fenomeno non venga osservato come qualcosa di isolato, ma come venga tenuto conto l'aspetto prima e l'aspetto dopo all'evento. Perché quando ci si sente bloccati in una relazione, in una missione di vita o quello che ha magari sul lavoro per portare una grande visione e si percepisce un blocco che ostacola la realizzazione della missione di vita, quello che si è sottoposti è ad un nodo che come anima siamo chiamati a sciogliere. E più nel profondo, quello che siamo sottoposti è quel senso di mancanza e di isolamento che proviamo nel corpo e per superare il nodo che la vita ti propone, hai sempre bisogno di oltrepassare quel senso di critiche e quel senso di giudizi che la nostra società ci vuole far costantemente provare. Per avvicinarti sempre di più a quella che Bartoli aveva definito come conoscenza intima, ossia quella conoscenza che può andare oltre l'aspetto visibile delle cose e che può osservare le cose per il loro significato che hanno in quel determinato contesto. Quando si esce dalla visione duale in cui ci viene insegnata dalla nostra società e da una posizione in cui giudica chi giudica questi eventi, si possono leggere gli eventi che ci troviamo ad affrontare da una prospettiva molto più ampia. Ho fatto questa premessa perché se oggi ti sembra di trovarti in una situazione di stallo o bloccato o bloccata, la ragione è sempre legata ad una forza tenuta nascosta e se si osservano le situazioni che giungono nella nostra vita da una posizione duale, non si osservano le situazioni a livello delle radici, si possono perdere di vista quegli aspetti invisibili, capaci di sprigionare l'antica forza che racchiudono queste situazioni e che non sono altro che un eco che le persone venute prima di noi hanno dovuto sperimentare nella loro vita. E se giungono nella vita è perché il loro amore è giunto sino a qui, per permetterti di sperimentare altre benedizioni che sono già alla tua portata. Queste situazioni sono da ricercarsi nella mancanza di perdono rispetto alla situazione che continua a tenere bloccata una grande quantità di energia, soprattutto se questa situazione è stata omessa o trattata con sufficienza. Potresti aver avuto l'impressione che nel tuo albero non ci sia nulla di particolarmente importante, che la tua famiglia sia uguale a tutte le altre, nulla di tutto ciò. Tuttavia, se ti confronti con situazioni dove ti trovi bloccato o bloccata o in situazioni di stallo, probabilmente ci sono situazioni, eventi che continuano a esercitare una presa su di te, ma che semplicemente sono state sminuite o raccontate solo in parte, perché il senso di vergogna collegato a questa situazione è troppo grande. Di solito sono situazioni dimenticate perché chi è venuto prima di te desiderava proteggerti. Queste situazioni di solito generano un grande senso di umiliazione e senso di colpa in chi li ha dovuti affrontare, a tal punto che di solito vengono raccontati solo in parte. Perché proprio per evitare che tu venga intaccato o intaccata dal senso di colpa che loro stessi hanno dovuto sperimentare. Cosa puoi fare? Quando affronti queste situazioni, quando ci sono state delle situazioni omesse o nascoste per paura, è importante che queste situazioni non siano cercate direttamente con l'attenzione del caso, perché se le cercherai in questo modo, loro continueranno ad avere una presa su di te. O meglio, cosa intendo con questa frase? Intendo che cercare queste informazioni a livello mentale praticamente non sarà altro che il manifestarsi del nodo e così proprio ti permetterà di non accedere a questa informazione. Quindi, avendo fede e avendo fiducia nel processo, tu possa chiedere aiuto ai tuoi antenati per poterti indirizzare su queste antiche saggezze tenute nascoste. Solo così riuscirai a fare quel passo che fino ad ora non è stato fatto dalle persone venute prima di te. In questi casi hai bisogno di osservare queste situazioni avendo con te uno specchio, proprio come nel mito di Perseo. Il mito di Perseo, figlio di Zeus, sapeva che dentro di sé, che era destinato a compiere grandi imprese, sentiva questa forza e decise di uccidere la terribile Gorgone Medusa. Medusa aveva la capacità di pietrificare le persone che osservava per fare un omaggio al re utilizzando proprio uno specchio.
in cui la dea Atena regalò in dono a Perseo, sostenuto dagli dei, uno scudo a specchio. Proprio quest'ultimo aiuto Perseo nella grande impresa a lui destinata, riuscì a sconfiggere Medusa e a tagliare la testa. E in questi casi hai bisogno proprio di uno specchio, proprio come nel mito di Perseo. Al pari di Perseo, tu oggi puoi interrompere la morsa esercitata da queste situazioni, nel momento in cui le osservi attraverso uno specchio, nell'eco che queste situazioni continuano a esercitare. Tu oggi sei lo specchio dei tuoi antenati, oltre che il loro proseguimento, e oggi ti stai trovando ad affrontare quello che è un nodo karmico, ovvero un eco di come uno specchio delle persone venute prima di te hanno sperimentato. E quando puoi riconoscere in ciò che ti stai trovando a vivere come l'eco di qualcosa più antico, senza giudicarlo, stai cercando di mettere le basi, le condizioni perché queste situazioni omesse e taciute possano di nuovo tornare ad emergere. Vedremo come rendere queste situazioni degli antenati, degli alleati davvero potenti per il nostro cammino e per fare in modo che non possiamo andare a subire questa situazione che la vita ci propone sempre come stesso copione. Ora vediamo quali sono gli errori che spesso si compiono e che ti impediscono di riconoscere queste situazioni a livello delle radici. Solitamente ci si focalizza su fatti omessi o tenuti nascosti, ma senza una reale presenza al dolore di chi li ha dovuti vivere. Questo tipo di errore impedisce una reale guarigione, perché non ti permette di conoscere cosa è veramente successo all'interno della famiglia e quali sono i fatti omessi per vergogna o per paura. Un altro errore che può vanificare i tuoi sforzi è avvicinarsi ai segreti di famiglia e pensare che siano riferiti ad una persona soltanto. Di solito i segreti non sono mai una cosa sola, che appartiene ad un solo antenato. Di solito c'è un antenato coinvolto che va liberato da quel peso e da quel senso di colpa che ha generato così tanta sofferenza e reazione da giungere come eco nelle situazioni in cui si presentano sempre con lo stesso copione nella tua vita. Le situazioni omesse di solito sono legate ad un sistema, un insieme di leggi non scritte che portano le persone ad agire in quel modo e che portano le persone a rassegnarsi e prive di risorse. Per finire di pensare che quello è l'unico modo in cui possono agire. Di conseguenza, il vero perdono può avvenire solo se si riconosce in ciò che è successo il modo in cui il sistema di leggi non scritte che ha agito lungo tutta la discendenza. L'errore che si tende a fare è quello di finire per pensare di identificare la persona con il sistema, pensare a quella persona con il sistema, quando non è così. Il sistema è l'insieme degli insegnamenti non scritti, trasmessi di generazione in generazione e che di solito sono riconducibili ad un sistema capitalista con cui siamo cresciuti e che portano molte persone a pensare di doversi rassegnare quando riconosci in ciò che è venuto prima di te il modo in cui il sistema ha agito, può interrompere così la presa e la morsa di quello schema. Ossia, quando riconosci ciò che ha portato le persone a rispondere alle situazioni in quel modo, cambi il modo in cui anche tu inizi a rispondere alle situazioni che la vita ti mette davanti e crei le condizioni per accedere a quella forza che chi è venuto prima di te ha dovuto proteggere, limitandosi a esprimere quella forza che risiede già dentro di te. Quello che faremo sarà quello di cambiare quello che è il sistema che continua ad agire dentro di te, come se fosse un pilota automatico e che ha portato i tuoi antenati ad agire in quel modo. Il sistema di prevaricazione capitalista, cosa intendo con questo concetto? Quel sistema che sostiene la paura invece dell'amore. Il sistema principale che oggi ha determinato le situazioni negative che ti trovi a vivere è il sistema su cui si basa tutta la nostra cultura, ossia il sistema capitalista, che porta costantemente le persone a rimpicciolirsi, ad annullarsi,
a non sapere cosa fare della propria vita e delle situazioni, invece di espandersi come fa un albero in natura. E a farne le spese in un sistema patriarcale capitalista sono tanto le donne quanto gli uomini. Il sistema agisce a sostegno di un potere in cui le persone si devono adeguare. In questo tipo di sistema ad essere repressa è l'energia vitale, è quella spinta in ognuno di noi che sente dentro di sé a reprimere quella spinta che sente verso il miglioramento e verso l'espansione e reprimere quel desiderio verso la rassegnazione. Questa spinta viene repressa sempre come risposta alla paura che non ci sia abbastanza per tutti. Alle persone viene chiesto di mettere da parte i propri sogni e i propri desideri perché si ha la percezione che non ci sia abbastanza per tutti. Oggi potresti sentire ancora l'eco di queste situazioni che ti sei trovato o trovata a vivere dove hai avuto la percezione di non essere abbastanza o dove ti è stato detto che non avevi fatto abbastanza, magari nella relazione o ancora di più sul lavoro. Oppure puoi aver sentito l'eco di questo sistema quando una compagna, un compagno non ha capito il tuo sentire, facendoti pensare che quello che tu sentivi non era importante. Viene definito come il nodo dell'iniziatore. Oppure può esserti successo di sentire l'eco di questo sistema quando ti sei confrontato o confrontata con una compagna o un compagno che era incapace di affrontare le difficoltà della vita e tu non capivi il perché. Oppure può essere successo di aver sentito l'eco di questo sistema quando una donna ha finito di escluderti dalla sua famiglia o dal lavoro, o può essere capitato così per le donne come per gli uomini, nonostante tu sia un uomo estremamente capace dalle grandi doti. Queste sono le modalità in cui si esprime l'eco di questo sistema, che continua a farti sentire mancante di qualcosa, farti sentire escluso, sminuito o inadeguato o incapace di esprimerti. Oggi tu puoi conoscere, riconoscere questo sistema e osservare come si è manifestato lungo tutta la tua discendenza, per liberare così chi ha dovuto subirlo. Perché riconoscendolo puoi liberare sia chi ha dovuto subirlo, sia tu che continui a subire le situazioni che ti trovi ad affrontare. Negli ultimi 8 anni ho individuato 4 tipi di nodi karmici che ostacolano il libero fluire dell'energia sessuale in un corpo, che è l'energia vitale, verso l'espansione. E sono solitamente quello che viene represso. È l'incrocio proprio della forza vitale, del desiderio e della vita e della sua espansione. Ora, se vuoi, prenditi del tempo per te, per fare questa pratica in cui andremo a risvegliare in te la tua eredità invisibile. In questo modo, un po' alla volta, gli schemi che fino ad oggi hanno continuato a condizionarti, facendoti vivere situazioni inspiegabili, inizieranno ad allentare la loro presa su di te. Questo permetterà a quella forza potente che scorreggia nelle tue vene di iniziare ad emergere. Perché noi potremo parlare per ore e ore, ma il vero insegnamento risiede nel corpo e solo lì troveremo le memorie e ciò che ci sta bloccando, ostacolando dalla nostra realizzazione. Perché quello che è stato soppresso lungo non soltanto nel nostro corpo, ma lungo tutto il nostro lignaggio ancestrale è quello che è il nostro vero potere. È ciò che è la nostra energia sessuale, solitamente che viene criticata dalla nostra società e viene banalizzata a puro merce. E quindi ciò che noi possiamo fare è rendere sacro il concetto sessuale della nostra energia, che quell'energia è quella che scaturisce la vita, come quella di un feto, l'unione
dei due poli, maschile e femminile, si uniscono per una creazione divina. E all'interno del corpo, quello che abbiamo bisogno di unificare è quella separazione che è avvenuta all'interno del nostro corpo, tra il corpo e l'anima, perché la vera spiritualità risiede nella materia. E ciò che andremo a fare è proprio questo passaggio, e andremo a risvegliare questa grande eredità invisibile. Attraverso questa pratica potrai farla in un luogo a te più caro, se vuoi puoi accendere dell'incenso a te caro, del Palo Santo, oppure semplicemente andare in natura. Proprio rimani in natura e in contatto con essa, con la grande madre, con la Pachamama. Raccogli del tempo per te, cerca di silenziare quelli che sono i pensieri della mente, ritrova del tempo per te per abbandonarti al flusso e per connetterti con l'universo, con la grande madre. Il Padre Cielo ti assisterà e ciò che puoi fare è raccogliere delle erbe che trovi lungo il cammino, della menta, delle foglie di alloro, tutto ciò che giungerà alla tua attenzione. Quello sarà il modo in cui i tuoi antenati ti assisteranno in questo cammino. Puoi avvolgerli con dello spago oppure puoi spezzettarli e poi li puoi utilizzare per purificare gli ambienti e per alleggerire quelle che sono le energie pesanti. Al termine di ogni pratica che troverai all'interno di questo percorso, scrolla tutto il tuo corpo. Rimani proprio presente nel tuo corpo, non pensare con la mente, ma scrolla tutto il tuo corpo affinché le informazioni necessarie, possano continuare a essere ricordate nel tuo corpo e le memorie pesanti possano essere lasciate andare. A presto, Elisa.